Ciao a tutti ragazzi, sono Harry e oggi siamo qua su WWE 2K15 per giocare la My Career. È una cosa che è nuova come giochi della 2K, quindi sono ansiosissimo di provarla ragazzi. Slot 1, incominciamo, nuovo. Ora ragazzi creeremo la Superstar, siccome è un lavoro che ci vuole un po' più di tempo, ci vedremo direttamente a cosa fatta. Guardate la ficcaggine. Ok ragazzi, eccoci qua. Questo dovrebbe essere il nostro allenatore. My name is Bill DeMott and I'm the head trainer of NXT. As you read on the application, we are only having one day of open tryouts this year. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract today based on your performance. So you better make me notice you. Everyone at this tryout has some level of training or experience, but we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure's on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up and you're going to show me what you got in this ring. And we're going to start with you and you. Eccolo là, sono il primo. Vabbè, era normale, era pure scontato. Oh, mamma mia, mote meno. Vieni qua. Siamo pronti. E inizia il match. Vieni qua. Baron Blade. Oh cavolo, non riesco a interrompere il giochino certe volte. Allora le vuoi di santa ragione, eh? E vai via. Come Superstar? Non voglio chiamarmi Superstar. Ah vabbè, dopo modificherò il nome. Big Boot! Mamma mia che calcione ragazzi. Vieni qua. Gomitata. Elbow. Ancora un elbow. Mo giustamente si è incazzato. No, non suplex. Un vertical suplex. Che è successo? Ah, ok, cosa del gioco, va bene. Cosa guarda? Guarda le mosche? Ah no, infatti. Ho guardato l'allenatore io. Che sta facendo? Walls of Jericho. Ma noi mica ci arrendiamo, vero? Vero? Eccolo. Oh, ma che ce l'ha con me questo? Forza, vieni qua. Eravamo solo all'inizio, bello. Due giorni dopo. Mi sa che due giorni dopo gli facciamo il... Ah, no. So impressive that the WWE has decided to give you a contract. Sign this and you'll be starting your career on NXT. Data d'inizio, va bene, descrizione del lavoro, stipendio. Ma la cosa mi ha lasciato un attimo di sorpresa, perché diciamo che le ho prese in quel match, quel circa 30 secondi, e mi danno pure un contratto. Wow. Guarda chi si vede, il buon vecchio William Regal. Inventi per il tuo contratto con Depodim, ma il bello deve ancora arrivare. Ti faremo disputare qualche match al Performance Center. Appena Bill DeMott dovrà venire, potrai dimostrare quanto vali nel roster NXT. Vinci match, guadagna PA, punti esperienza, ok. Potenzi i tuoi attributi e ti assicuro che entrerà nei miei roster in un batter d'occhio.
Va bene, William, facciamo come ci dici tu. Ma prima devo scoprire se mi fa cambiare nome, perché con Super è stato troppo generico. Eppure io l'avevo cambiato. Cioè. Eccolo là, Buildemont. Per te la cosa più importante è diventare più forte, potenziare gli attributi in modo più rapido per riuscirci. Per prima cosa devi imparare come potenziare un attributo. Seleziona attributi. Allora, aspetta un attimo. Procediamo con calma, eh. Io ho tante di queste cose, giusto? E ne abbiamo 2000 punti. Allora, innanzitutto direi la resistenza. La resistenza è importante. Facciamo un 55 testa, 55 busto. Vabbè, braccia facciamo un 50 e 50. Se poi ci avanza qualcosa, sistemeremo dopo. Ok, ragazzi, ho messo un po' tutti gli attributi, diciamo per ora. E possiamo andare avanti. Confermare le modifiche agli acquisti. Sì. Hai potenziato? Ok. Oh, quindi ci fanno fare già il primo match. Evento successivo. Andiamo avanti. The easiest way to earn SP is simply by winning a match. Vinci con uno In this schienamento, con una match, I want you to sottomissione. focus on beating your opponent with strikes and holds. Once he is weak, pin him or submit him for Che the win. figata sta cosa con lo schermetto che ti dà le indicazioni. Big boot. Stavolta vinciamo noi però, ragazzi. Vai, scassalo! Gomitata. Ma solo gomitate fa il mio. Che fai? Aglia, presa al braccio. Occhio a sto calcione. Vieni qua, Choslin. O Lariat, mi pare. No, mi pare Choslin. Cerchio. Stavolta la vinciamo noi. E mica tu te ne vai, eh? No, no. Vieni qua, non te lo faccio fare il giochino. Così impari a sfidare la superstar. Però sta cosa è una rottura che non mi fa cambiare nome, eh. Vai. Suplex. German suplex. Ancora suplex. Facciamo che soltanto. Che co. Cos'era? Poi perché il mio si è messo a sorridere come un ebete? Che cosa ridi? Combatti! Vediamo un'altra. Ah, sempre questa. Vabbè, certo, ancora non l'ho personalizzato al massimo. Perché quello che mi ha fatto fare a me prima era il vestiario, tipo l'attire, non proprio il nome, cognome, queste cose qua. Spero che me lo faccia cambiare, ragazzi. Vai, pestalo, pestalo. Oh, colpo arancione. Vieni qua. Sicuramente come finale. Ma è sempre stato così. Avevamo una schifosissima DDT. Ne sono sicuro. In tutti i giochi WWE, quando creavi un personaggio e non lo avevi ancora utilizzato, cioè nel senso non hai modificato ancora le mosse, ti dava sempre come finisher una schifosissima DDT. Che per carità può essere efficace, ma. Io avrei un altro tipo di mosse. Cioè, vorrei utilizzare altri tipi di mosse come. Aia. No, mi sta spaccando le spalle a forza di gomitate. Ah no, non devi fare il furbetto con me però. Aia, che ginocchiata, ragazzi. Vai, rimbalza sulle corde, forza. Jupex, suplex. E mo de pesto. E andiamo, speciale. Che speciale abbiamo? Paura di vederla. Ah, non è neanche da davanti. Andiamo se a terra. Cos'è? Ah, bella questa. Tipo una pile driver. Tipo. Anche se non c'entra una mazza con la pile driver, forse. Questa mi ricordo che la faceva Chris Benoit. A un certo punto del match. Vai, un altro suplex. Ma dov'è sta speciale? Dov'è sta mossa speciale? Ragazzi, non la trovo.
Forse in corsa. Proviamo. Alzati. È in corsa. Mamma mia, che calcione. Ma ora voglio finirlo. Voglio vedere che mossa abbiamo. Che mossa finale abbiamo. Oh. Cosa? Alabama Slam. Perché? Vabbè. Schieniamolo. Ma si è a casa. Uno, due, tre. Abbiamo vinto il nostro primo match. Da quando non siamo più pipponi, attenzione. Cioè, ancora siamo pipponi, ma intanto abbiamo vinto. E ci hanno dato 5.000 punti, che corrisponderebbero a PA 227. Vinci un allenamento. LOL. Vinci un match per schienamento o sottomissione. Vai, la schermata principale della mia carriera. Ok. Bene ragazzi, direi che dopo questo piccolo inizio, il primo video sulla carriera di WWE 2K15 può concludersi qua. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e se vi ha fatto simpatia, iscrivetevi. Al prossimo video, bella!